Allora, il tema del quale appunto volevo fare un piccolissimo riassunto è proprio questo, suicidio e reincarnazione. Quindi questa serata ci immergiamo nella contemplazione del suicidio attraverso la prospettiva della reincarnazione, cioè una riflessione vasta, intrinsecamente molto complessa. Quindi se ce la facciamo, buonasera ancora a tutti, grazie, grazie mille. E se ce la facciamo parleremo anche, quantomeno accenneremo un po' anche ad eutanasia, malattie mentali, demenze e via dicendo, altrimenti possiamo poi insomma continuare in una seconda, terza puntata. E se noi guardiamo tutto questo, affrontiamo la vita e la morte attraverso un prisma esoterico, ovviamente li affrontiamo non come capitoli isolati, ma proprio come segmenti di un continuum evolutivo dell'anima, abbiamo detto, no? E, grazie Barbara, va bene. Quindi diciamo che la nostra esplorazione si radica proprio nell'antica saggezza e nelle tradizioni esoteriche, dipingendo un quadro dell'universo in cui le anime eterne intraprendono un percorso attraverso diverse esistenze per raggiungere proprio l'illuminazione, quella chiamata in Oriente illuminazione. Nel contesto di questa visione, quindi, il suicidio emerge non solamente come una fuga dalla vita fisica, ma come una brutta cesura del percorso di apprendimento dell'anima, ritardandone l'evoluzione spirituale, ritardando l'evoluzione spirituale di chi appunto commette suicidio. Ogni esistenza è una commistione proprio di sfide e di insegnamenti che ci vede protagonisti e co-creatori, abbiamo detto spesso, della nostra vita. Quindi il suicidio che fa? Interrompe questo flusso e ne posticipa quindi la maturazione spirituale. Ora, detto fra di noi, scusatemi, io mi pare condizionato, un attimo solo, perdonatemi, perdonatemi, non si dovrebbe. Ah no, non c'è. Ok, scusate, pubblicità. Molto spesso il dibattito si tinge di giudizio e condanna, dicevamo l'altra volta, no? Perché alimentiamo, diciamo, la colpevolizzazione tra i sopravvissuti. Ma sorge spontanea una domanda. Noi abbiamo davvero il diritto di giudicare chi decide di concludere il suo viaggio terreno anzitempo? Dicevo l'altra volta che una spiritualità autentica propende proprio verso questo, verso l'empatia, no? Offre un rifugio di amore incondizionato verso chi è sull'orlo del baratro. Riconosce la nostra intrinseca incapacità di sondare l'abisso altrui e quindi accoglie con amore, con comprensione. Quindi questa, grazie Ale, è giusto il bello della diretta, è vero. Aspetta che leggo intanto che scrive Antonio, dice non esiste giudizio, ma credo che abbiamo perso tutti in quel caso, che non siamo stati in grado di capire il prossimo. E Antonio, ma tante volte non siamo in grado e tante volte non ci permettono di comprendere, no? Perché tante volte sono molto brave le persone a celare il loro dolore, no? E quindi non è, diciamo, non possiamo farne una colpa a nessuno poi. Quindi diciamo ecco che, però ripetendo quello che in maniera molto stringata, quello che dicevo l'altra volta, questo ci deve portare a considerare la propensione umana al giudizio, no? Che è proprio soprattutto operato quando non c'è una vera comprensione del dolore altrui. E quindi dal punto di vista spirituale, l'ho scritto anche sul mio profilo, giudicare significa che noi stiamo ignorando il fatto che ogni anima sta percorrendo quel cammino e ogni cammino è unico, un cammino di evoluzione, un cammino di apprendimento, ovviamente. Quindi la reincarnazione ci abbraccia, sì, ci abbraccia, scusate, ma ho letto un abbraccio che ho al telefono di qua. Per leggermi dappertutto. Quindi la reincarnazione ci insegna che ogni esistenza è proprio una fase di questo viaggio.
ci rende coscienti, diciamo, dell'impossibilità di comprendere proprio appieno le prove altrui. A volte non capiamo neanche le nostre, figuriamoci, no? Come possiamo capire quelle degli altri? E quindi la nostra prospettiva ci invita quindi, diciamo, a sostituire il giudizio con la compassione, che ci spinge a condividere e rispettare il dolore altrui, riconoscendo proprio l'unità del nostro percorso spirituale. E ciao Marzia, e la spiritualità, quindi quella con la S maiuscola, ci educa verso l'amore incondizionato, verso un'umiltà e una grande tolleranza, che sono virtù essenziali per superare il giudizio e per riconoscerci tutti parte di questo unico organismo cosmico. Quindi vado rapidamente perché tanto ormai saranno arrivate le persone che dovevano arrivare. Quindi la sfida è coltivare queste qualità, riconoscendo in ogni incontro che noi facciamo un riflesso di noi stessi in un diverso stadio del nostro cammino evolutivo. Cioè, magari noi l'abbiamo già fatto in altre vite, oppure un giorno faremo gli sbagli che stanno facendo altri oggi. E quindi dobbiamo optare per l'amore e il sostegno, anziché il giudizio, perché questo sì che contribuisce all'evoluzione collettiva. Mentre ovviamente noi dobbiamo mirare ad un mondo dove la compassione prevalga e dove ogni anima possa navigare le sue sfide evolutive con coraggio e speranza. Tuttavia è fondamentale sottolineare che l'espansione della nostra compassione non deve mai tradursi in una giustificazione della malvagità, mi raccomando, perché mantenere l'equilibrio è cruciale. Mentre noi ci avviamo all'empatia e alla comprensione, dobbiamo anche riconoscere che l'indulgenza indiscriminata può sfociare in un pericoloso buonismo. E non solo. Ciao, ciao a tutti! Che non solo fallisce nel promuovere la vera crescita spirituale, ma può anche perpetuare ingiustizia e sofferenza. Quindi la nostra aspirazione deve essere sempre quella di nutrire un mondo in cui amore e giustizia si abbraccino, riconoscendo proprio la complessità del cammino umano, senza concedere spazio però alla perpetuazione del male. Quindi ne abbiamo già parlato, ma magari parleremo in una prossima live di non giudizio e buonismo e anche di come appunto evitare di farsi distruggere dagli altri e dai propri atteggiamenti. E dal punto, ciao a tutti. E dal punto di vista della reincarnazione, quindi, la vita offre all'anima un palcoscenico proprio di esperienze, apprendimenti e crescita. E tanto sei bella, Elga. E il suicidio è, diciamo che, è una pausa in questo ciclo, no? Non segna il termine del viaggio dell'anima, è un'interruzione che in realtà complicherà un po' il suo percorso evolutivo. E quindi le sfide non risolte torneranno in future incarnazioni, forse in contesti anche addirittura più ardui, sottolineando proprio l'importanza di vivere consapevolmente e di vedere le avversità come occasioni di elevazione spirituale. Perché se noi vediamo le avversità come occasione di elevazione spirituale, magari riusciamo ad avere un'altra forza, no? E ciao Gio, ciao a tutti. Aspetta adesso vi leggo, arrivo subito. Un attimo solo, anzi, no, vi leggo subito, altrimenti poi vanno su e non ne trovo più. Allora, invece voglio sempre rispondere a tutti. Silvana scrive: il suicidio di una persona coinvolge tutti i familiari e quindi anche loro devono cambiare il loro progetto di vita già scelto prima insieme. Si sentono traditi, forse. Brava, questa è una delle grandi sfide proprio della vita, no? Che ci permette di comprendere che noi in realtà non abbiamo. Perché noi pensiamo sempre di avere la vita, o allora le cose sono due, o pensiamo che siamo stati catapultati qua da chissà quale forza e qualsiasi cosa ci accada è perché il destino è perché quello e perché quell'altro, ma è nostra responsabilità. Dall'altra abbiamo la nostra visione dove ci prendiamo la responsabilità delle nostre azioni perché comprendiamo che abbiamo un'evoluzione da fare, quindi aiutati, non è che facciamo tutto da soli, ovviamente. E aiutati da esseri di luce molto più alti di noi, scendiamo sulla terra con un cammino da fare, un piano evolutivo. Ora, questo piano evolutivo è il nostro,
che si incontrerà poi, lo dico spesso, con i piani evolutivi degli altri, quindi non solo degli altri che incrociamo, ma anche della città in cui viviamo, con il karma del mondo, della Terra, del pianeta Terra proprio in questo momento, no? Evolutivo. Quindi cambia tantissimo, ovviamente, se oggi siamo in un momento di pace o se siamo in un momento di guerra, cambia dove viviamo, dove stiamo vivendo adesso, no? Che tante volte noi ci lamentiamo, ma bisognerebbe magari aver viaggiato molto di più per comprendere quanto siamo fortunati, no? Io mi ricordo, dico sempre, io il mio primo giro del mondo l'ho fatto che avevo 24 anni e avevo già visto non so più quanti paesi già a quell'età, e ringraziavo costantemente ogni giorno proprio, ma non ringraziare perché ti hanno insegnato a ringraziare, basta, che già è importante, ma importante, ma ringraziare proprio perché lo tocchi con mano quanto sei fortunato ad essere nato in un certo posto, no? In un certo luogo, e vivere in certi paesi ovviamente fa la differenza. Ma tutto può cambiare perché è la commistione di tante scelte che fanno gli esseri umani. E non solo, perché anche il pianeta ad un certo punto, no, può regalarci terremoti, tsunami, appunto, come il mio, e via dicendo. Quindi, aspetta, che mi sono persa la domanda, dove ero rimasta qua. Quindi, sì, dobbiamo essere capaci, anche quella è una prova, no? Di cambiare questo progetto di vita, perché abbiamo questo libero arbitrio e ne dobbiamo per forza guardarlo in faccia, questo libero arbitrio. Se ce l'abbiamo, c'è un motivo, no? E ci porta proprio a prendere delle decisioni che mai vorremmo prendere, no? Perché vorremmo tutti una vita serena, felice, in pace, e così purtroppo a volte non è, e anche quella è una prova. Chiamiamole prove. Luciana scrive: ma è possibile che il suicidio non sia deciso prima di rinascere? Per forza ha scelto di libero arbitrio. Diciamo che il libero arbitrio è libero quando è libero. Quindi, se io scelgo che a un certo punto, se uno sceglie che scende e si suicida, dov'è poi quella libertà, no? Di decidere. Quindi, guarda, tutto è possibile perché ci sono tante regole quante eccezioni alla regola, quindi, anzi, sono più le eccezioni che le regole. E quindi quando ci sono più eccezioni che regole, ovviamente tutto è opinabile, per quello è difficile parlare di queste cose. Poi, però dobbiamo cercare di andare su logica, capito? Ah, poi dice Lorena, lunedì scorso chiedevo se un'anima suicida si reincarna più velocemente. Guarda, quello dipende dalle varie scuole esoteriche, dipende. Purtroppo è un po' questa la cosa, però adesso andando avanti nella serata ci arriviamo in un certo modo, eh? In un certo qual modo. Quindi intanto vado un po' avanti e dicevo che ero rimasta, che è imperativo affrontare l'esistenza con coraggio, pazienza e determinazione, fiduciosi che ogni prova è un'occasione di crescita. Allo stesso tempo, è cruciale coltivare comprensione e compassione, okay? Sia verso di noi sia verso gli altri, avendo proprio coscienza che stiamo facendo del nostro meglio per orientarci in questo intricato modo, no? Nella vita, insomma, e nell'esistenza. Quindi le tradizioni esoteriche offrono una visione del suicidio che va oltre le conseguenze fisiche e psicologiche, ovviamente esplorando le ripercussioni di questo nei regni più sottili dell'esistenza. Quindi, come sapete, ciao a tutti. Adesso arrivo, Lorena. Come sapete, quindi l'essere umano è composto non solo da un corpo fisico, ma anche da una serie di strati energetici e dimensioni spirituali. Primi fra tutti l'aura, i chakra, il corpo eterico, il corpo astrale e via dicendo, che interagiscono con il mondo, diciamo così, in modi non immediatamente riconoscibili dalla scienza tradizionale. Per questo non se ne sa molto, per questo ne parliamo fra di noi e purtroppo sono tanti ancora i problemi là fuori, come se il nostro fosse un mondo chiuso, no? E queste dimensioni sottili possono essere influenzate da azioni compiute dalla vita fisica.
con il suicidio visto come un atto che provoca disarmonia e turbolenza. Ma voglio dire, mai c'è, come posso dirvi, non c'è mai quella pena senza fine. C'è sempre una luce in fondo a quel famoso tunnel, capito? Aspettate che vi leggo, poi vi dico le traduzioni esoteriche, diciamo cosa dicono. Scriveva Lorena: ti chiedo questo perché il mio ex fidanzato si è suicidato e mi è parso di vederlo in un neonato. Sì, è possibile proprio che si reincarnino abbastanza velocemente, anche se c'è una teoria che dice esattamente il contrario. Però effettivamente, se io devo, proprio per questo ti dico, ci stanno tante leggi e tante eccezioni, perché effettivamente molto spesso vediamo un passaggio abbastanza rapido. Maria Concetta scrive: libero arbitrio per me è... No, scusa, perdonami Maria Concetta, faccio un salto indietro, perché in realtà noi pensiamo di capire tutto, ma in fondo non capiamo molto, perché siamo ancora qui, e anche quando saremo lì, non è che saremo dei geni, capito? Piano piano ci arriveremo. Quindi facciamo dei passetti per cercare di comprendere meglio quello che possiamo arrivare a comprendere. E Maria Concetta scrive: il libero arbitrio per me è scegliere da che parte stare, o bene o male. Tu che ne pensi? Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. Si sviluppa in molte altre occasioni, però sicuramente scegliere bene, poi insomma, sapete che è sempre molto relativo: bene, male, bello, brutto. Però a livello esoterico questo cambia molto. Però insomma, per capirci, sì, per intenderci, sì, va bene così. E quindi assolutamente sì. Ma ciao a tutti, ciao Filo, ciao Antonio. Poi quanto tempo, Anto? E Lorena, Maria Concetta, ciao a tutti. E quindi dicevo che in sintesi le tradizioni esoteriche vedono il suicidio non solo come una tragedia personale, ma proprio, Margherita, ciao, ma co come un evento che ha effetti profondi e duraturi proprio su vari livelli dell'esistenza, perturbando, ripeto, l'armonia energetica e spirituale dell'individuo oltre la morte fisica. Quindi questa visione sottolinea l'importanza della cura e del sostegno reciproco nel percorso di vita, nonché anche la complessità del viaggio dell'anima oltre i confini della comprensione umana ordinaria. E l'altra volta stavo dicendo appunto che nel campo della psichiatria e della psicologia il suicidio è indagato, diciamo così, prevalentemente sotto il prisma della salute mentale, no? Quindi se ne analizzano i fattori, si analizzano fattori come l'ansia, la depressione, il disturbo post-traumatico da stress, altre patologie psichiche, e c'è un impegno proprio marcato verso la prevenzione mediante il trattamento di tale disturbo, ed è meno male, il trattamento di questi disturbi e il supporto a individui a rischio. Facevo l'esempio l'altra volta perché me l'aveva chiesto poi una signora, ovviamente. Prendendo in esame il disturbo bipolare, notiamo che questo disturbo bipolare è legato ad un elevato rischio suicidario, no? Parzialmente attribuibile a carenze di litio. È importantissima questa cosa. Non saperlo significa, e non andare da uno psichiatra, significa esporsi a rischi che effettivamente non dovrebbero esistere, no? E quindi la necessità di una diagnosi accurata, un trattamento appropriato e un monitoraggio attento da parte di specialisti in salute mentale, ovviamente, per chi soffre di disturbo bipolare, non solo, soprattutto in presenza di storie, di pensieri o atti suicidari, risulta cruciale, voglio dire. Quindi l'approccio prevalente enfatizza la collaborazione, meno male, fra pazienti, familiari e professionisti. Proprio per elaborare dei piani di trattamento specifici ed efficaci. Ora, però, purtroppo ancora oggi la maggioranza delle persone vede le malattie mentali come una vergogna o qualcosa da celare, no? Cioè, voglio dire, uno se si rompe la gamba va dall'ortopedico, dal traumatologo, se c'è qualche altro problema, no? Diciamo, mentale, va dallo psichiatra, insomma, di che cosa ci dobbiamo vergognare questa musica, scusate, eh? Vabbè. E quindi che succede? Che spesso si abbandona, quando è tanto, spesso si abbandona la persona, per non andare da uno specialista, ad una completamente ad una
dico, si abbandona la medicina allopatica a favore di approcci esclusivamente olistici. Questo è rischioso, specialmente per condizioni che richiedono interventi medici specifici. E spiegavo l'altra volta che molti disturbi mentali hanno una base biologica che può essere trattata in maniera molto efficace con dei farmaci. E se la base biologica servono farmaci, capito qual è il discorso? Ora io capisco che magari molte persone no, io i farmaci no, perché, ma di solito chi lo dice non è un medico, ok? Quindi io credo sicuramente nella medicina olistica, beh, ovviamente io sto da questa parte, no? Sto da parte dalla parte di una visione olistica della vita. E sicuramente offre benefici complementari, ma non può sostituire trattamenti allopatici, capito? Soprattutto quando ci sono diciamo, considerazioni da fare in condizioni gravi e potenzialmente pericolose proprio per la vita. Ora, la strategia più saggia, secondo me, è proprio quella, lo dicevo anche l'altra volta, lo dico spesso, di integrare i trattamenti convenzionali con quelli olistici, riconoscendo che ogni approccio porta dei vantaggi complementari. Quindi, e parlavamo anche l'altra volta del concetto di male minore, che diventa pertinente perché spesso la scelta terapeutica comporta la valutazione tra gestire i sintomi e minimizzare gli effetti collaterali. Quindi in casi come, per esempio, c'è cioè a tutti, come il disturbo bipolare che dicevamo, la mancata terapia può avere degli esiti catastrofici, anche proprio per quella mancanza di litio che dicevamo. Rendendo gli effetti collaterali dei farmaci, diciamo, un compromesso accettabile a quel punto rispetto alle gravi conseguenze di un disturbo non trattato. Quindi un percorso, cioè, tutti, un percorso terapeutico che armonizzi la medicina convenzionale e gli approcci olistici, secondo me, offre un trattamento più completo e personalizzato, evita polarizzazioni, massimizza i benefici per i pazienti. Quindi, ma io ovviamente non sono un medico, non sono uno psichiatra e rifacendomi alla mia sfera di competenza, che è sicuramente quella spirituale, desidero portare all'attenzione di voi tutti le teorie, ad esempio, di Rudolf Steiner dell'antroposofia, che propone un approccio distinto alla cura delle malattie basandosi sulla natura dell'essere umano suddiviso in vari componenti. Quindi trascurare queste distinte dimensioni non materiali dell'esistenza umana equivale proprio a perdere un'opportunità terapeutica preziosissima e ci condanna ad un'esistenza priva di un'importante chiave di comprensione e di cura. Quindi, in sintesi, perché questo non è neanche il contesto adatto, però insomma, poi parlarne così in maniera così rapida porta a poco, però insomma, quantomeno qualcuno può andare ad approfondire. Quindi, grazie all'antroposofia e a Rudolf Steiner, noi sappiamo che le malattie del corpo fisico, per le malattie del corpo fisico, Steiner raccomanda l'utilizzo di farmaci minerali, evidenziando una correlazione tra i disturbi fisici e le sostanze inorganiche, poiché i minerali lavorano a livello della sostanza e della struttura fisica. Le malattie del corpo eterico invece trovano risoluzione attraverso l'impiego di farmaci vegetali, in quanto le piante manifestano forti forze vitali che possono influenzare il nostro benessere fisico e vitale. Per i disturbi del corpo astrale, l'approccio suggerito prevede invece farmaci derivati dal regno animale, visto che gli animali condividono con gli esseri umani, ho proprio qua il mio gatto, se io sono la schiava del gatto e quindi faccio la mia volta, scusate, anche questo è il bello della diretta che dicevamo, perdonatemi se no sentivate miau tutta la sera. Sì, i farmaci derivati dal regno animale per i disturbi del corpo astrale, visto che gli animali condividono con gli esseri umani la capacità di esperire movimenti, sensazioni, collegandosi così, diciamo, al mondo emotivo. E infine le malattie dell'io, come ad esempio il diabete, richiedono un trattamento olistico che comprende interventi sia fisici che psichici, integrando proprio terapie materiali, diciamo così, con quelle di ordine più sottile e mentale. Ora, per dire due parole in più, nell'antroposofia il concetto di malattie dell'io si riferisce a condizioni che hanno profondamente
origine e sono influenzate dal livello più interno dell'essere umano, quindi associato proprio, grazie Anto, associato proprio alla coscienza, all'autocoscienza, alla volontà e all'identità personale. Quindi le malattie dell'io, secondo l'antroposofia, sono quelle che non possono essere pienamente comprese o trattate solo a livello fisico e emotivo, perché hanno radici più profonde nella dimensione spirituale o nella coscienza dell'individuo. Quindi queste condizioni spesso si manifestano quando ci sono disarmonie o blocchi nel modo in cui l'io si relaziona con gli altri aspetti dell'essere o con il mondo esterno. Facciamo alcuni esempi, diciamo, di condizioni che potrebbero essere considerate malattie dell'io, tra le tante, giusto per fare qualche esempio per capirci, non è limitato a questo. I disturbi psicosomatici, no? Cioè, quindi condizioni in cui lo stress psicologico o i conflitti interni si manifestano con sintomi fisici. Alcune forme di depressione, di ansia, soprattutto quando sono legate proprio a crisi esistenziali, alla ricerca dello scopo nella vita o a difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo. E disturbi della personalità che possono poi riflettere sfide davvero molto profonde nell'integrazione di vari aspetti dell'io, nel relazionarsi in modo sano con gli altri. Ecco, questi sono giusto pochi esempi. E appunto Steiner suggeriva il trattamento di queste malattie attraverso un approccio olistico che consideri proprio tutti gli aspetti dell'essere umano e che utilizzi metodi capaci di operare a livello dell'io. E questo potrebbe includere terapie artistiche, voi non so se lo sapete, ma nell'antroposofia si utilizza l'euritmia, per esempio, ma anche attraverso un'educazione spirituale, che è un po' quello che stiamo facendo noi, no? Per carità, tutti i limiti che ci possono essere, questo sicuramente rispetto a grandi menti, no? Come quelle della Blavatsky, di Steiner e via dicendo. Quindi educazione spirituale, dicevo, meditazione e pratiche che favoriscono la crescita personale e spirituale. Ora, è importante sottolineare, secondo me, che il framework antroposofico si distingue per il suo approccio integrato e cerca di armonizzare e potenziare le capacità di autoguarigione, attenzione, dell'individuo, perché è tutto autoguarigione, e considerando le interazioni tra corpo, mente e spirito. Tuttavia, vorrei sottolineare l'importanza di una visione equilibrata che vede l'antroposofia come complementare, non come sostitutiva delle cure mediche convenzionali, specialmente nel trattamento di condizioni gravi o acute. Questo enfatizza proprio la necessità di un approccio, come dicevo prima, che sia olistico che pragmatico, ok? Così arriviamo ad un benessere complessivo dell'individuo. Ora, è superfluo raccomandare e ricordare che occorre rivolgersi a medici che utilizzano la medicina antroposofica, i quali amo ripetere, non fare tutto da soli, amo ripetere, per poter diventare medici antroposofici devono prima essere medici a tutti gli effetti, quindi non è che diventano medici antroposofici senza avere nessun tipo di conoscenza di medicina. Quindi cioè, è un grande cammino, voglio dire. Ora vi leggo, così non mi distraggo, l'ho messo un po' a destra così non mi distraevo, no, addio, e poi vi leggo e basta. Eravamo rimasti a Maria Concetta. E intanto ciao a tutti e quelli che stavano salutando. E allora Patrizia scrive: e se una persona che era in cura da uno psichiatra, marito di una mia cara amica, che immagino l'avrà curato con il litio per disturbo bipolare, arriva lo stesso a questo gesto estremo, come è poi accaduto? Perché lì si sono andate ovviamente intanto potrebbe essere tardi, no? Per una conseguenzialità di fatti, quando si è arrivati a questo. E poi non è detto che, cioè non è che siccome uno prende il litio, poi questo al 100% risolve la situazione. O sapete, anche nelle malattie mentali, nei disturbi psicologici, via dicendo, c'è sempre un range molto ampio, quindi da diciamo, una gravità
molto bassa, ha una gravità altissima. Questo ovviamente estende molto il problema e quindi non possiamo mai saperlo. Poi Silvana scrive, ciao a tutti. Allora, Silvana scrive, su quale base ci sono pensieri diversi riguardo alla reincarnazione? Aspetta che... si pensa che avvenga subito o molto tempo dopo, ma come si fa a sapere chi ha ragione, chi conosce la verità? Allora, Silvana, in realtà la verità con la V maiuscola nessuno sulla faccia della Terra può averla. Noi possiamo vedere tanti aspetti della verità e su questa farci poi, diciamo, una teoria che per noi abbia un senso logico, che quadri, no? Faccio un esempio. Se io seguo, io ho sempre ricercato, no? Anche per sapere io chi ero, quello che stavo vivendo, le mie particolarità, no? Come quelle di tutti, ognuno ha le sue, e per rispondere a quelle domande fondamentali della vita. Per esempio, la visione cattolica, alla quale io sono stata molto vicina, però non mi quadrava niente, no? Per chi cerca, è difficile poi accontentarlo dandogli uno zuccherino e basta, no? Io devo capire, cerco di andare avanti, no? Mi interessa come funziona la mente, proprio anche a livello scientifico, quindi non era una domanda tanto che... E quindi arrivare alla reincarnazione, non è che ci sono arrivata diciamo da vecchia, però ci sono arrivata, già, io ho viaggiato tantissimo, quindi... E questo tema reincarnazione è sempre stato presente e quindi l'ho sempre tenuto a latere per vedere, per capire. Ho approfondito molto le altre religioni, anche con gli studi, e quindi anche vivendo in certi luoghi per vivere la religione. E quindi in realtà poi tutti, allora intanto la base di tutte le religioni, via dicendo, è sempre l'amore, no? Però la base, diciamo che la reincarnazione però dopo mi fa quadrare molte cose. Esempio, come possiamo in una sola vita arrivare ad una giustizia? La vita, se ci pensiamo, in generale non è molto giusta. Capite? Ma se noi prendiamo non solo questo frame di questa vita, ma vediamo tutto il percorso della vita, della vita della nostra anima, ovviamente in un percorso di vita animica c'è tempo per fare molto, per stringere, diciamo così. E quindi i pensieri sono diversi non tanto sulla reincarnazione in sé, ma su questi tempi, perché i tempi sono molto soggettivi. Non si può dire che il percorso di uno ha gli stessi tempi. È un po' come chiedere: ah, ma perché una persona arriva, non so, no, all'illuminazione con 500 vite, una ci arriva con 1800 vite, una ci arriva con 10 vite? Non si può dire, non c'è una, non, perché non c'è. Non è che dice, ci sono pensieri diversi perché non c'è una base fissa, capito? Perché ognuno di noi ha a disposizione una vita e ognuno di noi la vive in modo differente. Figuriamoci se questo lo ampliamo in tutto il cammino animico, diventa impossibile dare una base che sia sempre uguale. E anzi, mi metterebbe paura. Sentire, no, ognuno si reincarna ogni, che no, 325 anni. No, perché poi fondamentalmente non è così, perché sarebbero basi dettate dalla nostra umanità, no? Che cerchiamo sempre di mettere, incasellare, di avere un qualcosa fisso sul quale poi basare la nostra vita. E così non è in realtà. Quindi non è chi ha ragione e chi ha torto, cioè, c'è un po' di ragione e un po' di torto in tutti. E quindi dobbiamo accettare di essere limitati, perché questa è la grande verità della nostra vita e della nostra mente. E addirittura io che faccio ipnosi, per esempio, no? Ancora oggi mi sento dire, sono 30 anni, e ancora oggi mi sento dire, ma che guardi a fare le vite passate se tanto poi adesso sei in questa vita e vai verso il futuro?
A quel punto io rispondo perché a domanda si risponde sempre, perché se quella persona è in quel suo momento evolutivo e ha quell'idea, se vuole una domanda re reale, se non è solamente tanto per criticare, se vuole una risposta tipo, reale, io le do il mio punto di vista, ovviamente quello che io vivo ogni giorno. Non quello, non solo perché c'è anche quello, ovviamente, non solo quello che io ho letto, quello che posso aver studiato, capito? È quello che io vivo ogni giorno e non posso dire qualcosa che è diverso da quello che vivo costantemente, ma dobbiamo rimanere aperti con la mente per dire, guardate, fino ad oggi noi abbiamo capito questo, ma se domani, e meno male, capiremo qualcosina in più e è in contrasto con quello che abbiamo pensato fino ad oggi, dobbiamo essere liberi. Di andare avanti, se no non andiamo avanti, no? Di lasciare quello che magari era errato, confuso, quello che sia, per andare verso una verità che è sempre maggiore. Ma ora, prima che ci arriviamo, insomma, ci vorrà tantissimo. Grazie di queste vostre domande, ovviamente. Eh? Ciao a tutti. La malattia per evolvere, sì, molto spesso è così, sì. E anche a volte la morte poi regala, fra virgolette, la salvezza, ma non come lo pensiamo noi attraverso il suicidio, ovviamente. Allora, no, no, scusate, non la salvezza, la guarigione. E allora, poi Alba scrive, ti è capitato di incontrare in regressione persone che si portano nella vita presente gli effetti di un suicidio? Assolutamente sì, per quello ti dico proprio quello che io vedo, porto quello che vedo. Sicuramente porto anche altre teorie perché non voglio che quello che io penso, perché qua il problema è uno solo. Uno, quando sente qualcuno che parla e fa spiritualità, anche se oggi c'è tanta pseudo-spiritualità, pensa che quello sia la scienza infusa, così non è. Quello che ognuno di noi porta, ah no, io parlo per me, ma spero di poter parlare pure per gli altri, se no, quello che ognuno di noi porta è la propria esperienza e tutto quello che noi abbiamo compreso, ma filtrato sempre da noi, ovviamente. Per quello è importante poi utilizzare il discernimento e anche avere tante persone che fanno pseudo-spiritualità ci aiuta a sviluppare il discernimento, aiuta soprattutto le persone che ancora non hanno un minimo di discernimento, perché io vedo persone che gli si dice una certa cosa che veramente non sta nel cielo né in terra, è come se fossero fiumi verso questo qualcosa, solo perché magari è una teoria che piace, perché ti fa stare meglio, ma così non andiamo avanti. Però impariamo il discernimento, quindi tutto è utile. Allora, e Mary scrive: scusate, non so se la domanda è stata fatta, ma il suicidio come è accolto nell'altra dimensione? È accolto, guarda, con grande comprensione, almeno da quello che siamo riusciti a sapere fino adesso. Con grande comprensione, come qualsiasi altra cosa viene compresa, e quindi chi aiuta, aiuta proprio in questo senso. Ok, poi grazie a te, grazie a voi. Oh, quindi diciamo che nonostante l'interpretazione e la comprensione del suicidio possano variare ampiamente a livello individuale, appunto come dicevo prima a Silvana, no? Influenzate da esperienze personali, da convinzioni e contesti sociali, a parer mio la discussione pubblica sul suicidio dovrebbe sempre essere incentrata su una destigmatizzazione, sulla comprensione delle sue cause, sulla promozione del benessere mentale e del supporto per le persone che sono a rischio, così come bisognerebbe prevedere un supporto per chi questa decisione la subisce, come i familiari. Quindi a livello esoterico, vediamo se riesco a ritornare al fulcro dell'argomento. Desidero però proprio portare alla vostra attenzione quello che adesso chiedeva Mary. Il ruolo delle guide spirituali degli altri esseri di luce, perché in molte tradizioni spirituali si crede che le anime siano assistite, quindi noi crediamo che le anime siano assistite da guide spirituali, da maestri ascesi, angeli e via dicendo.
dicendo, che offrono sostegno, scusate, io ho pizzichi di zanzara ovunque, che offrono sostegno e orientamento attraverso i cicli di vita, morte e rinascita. Quindi questo supporto è visto come particolarmente importante per le anime che hanno sperimentato traumi, inclusi quelli derivanti appunto dal suicidio, aiutandole a comprendere le lezioni apprese e a prepararsi per le future incarnazioni. C'è chi ha diciamo che l'approccio non è mai, non, diciamo, non viene accolto questo, il suicidio con delle grandi espressioni di gioia, anzi, anche dall'aldilà. Però ci sono degli approcci più compassionevoli, ovviamente, ma anche nella nostra realtà fisica sulla Terra. Perché diciamo, c'è chi evita di colpevolizzare o demonizzare tutto questo. Per esempio, un approccio umanistico attraverso la psicologia umanistica con figure di spicco come Carl Rogers, che è uno psicologo statunitense, enfatizza proprio l'importanza dell'empatia, che noi dobbiamo solo imparare da tutto questo, per quello io ve lo dico. Empatia, accettazione incondizionata, comprensione profonda dell'esperienza vissuta dalla persona, dall'individuo che ha commesso questo suicidio. Quindi questo approccio verso il suicidio lo vede come un'espressione estrema di sofferenza e disperazione. E suggerisce che una risposta compassionevole e di supporto può essere utile, più utile sicuramente nel soffrire, scusate, nel donare sostegno alle persone che stanno male. Ma ovviamente questo è tutto prima che si suicidino, questo è poco ma sicuro. L'antroposofia di Rudolf Steiner, come dicevo prima, pur non trattando proprio direttamente il suicidio, sì, in alcune, vabbè, insomma, senza che approfondiamo perché diventa lunga, l'antroposofia offre una comprensione olistica, come abbiamo detto, della salute e della malattia, considera l'essere umano in tutti i suoi aspetti fisici, animici e spirituali. E quindi questa visione può portare ad un approccio proprio più integrato e compassionevole nel trattare le sofferenze che possono portare al suicidio, enfatizzando la cura dell'intero essere. E questo ci aiuta alla comprensione, no? Ma anche per esempio nel buddismo, il buddismo vede la sofferenza come una parte fondamentale dell'esistenza umana. Insegna metodi per comprenderla e superarla. Quindi senza specificamente giustificare o condannare il suicidio, il buddismo offre strumenti per affrontare il dolore e la disperazione in modo compassionevole, promuovendo proprio la consapevolezza, la comprensione profonda come vie per alleviare la sofferenza. Ma questo tutto prima, un attimo che è saltato. Antonio, ecco, di ciao. E tanto ho fatto pure un riassunto prima, non ti preoccupare. E poi c'è anche l'approccio psicodinamico. Questo approccio esplora le radici profonde della disperazione e dell'identificazione con l'aspetto distruttivo di sé. Cerca di comprendere le dinamiche inconsce che portano poi al suicidio. Quindi attraverso le terapie e si mira poi ad esplorare e alleviare queste tensioni interne, offrendo uno spazio di ascolto e comprensione in cui l'individuo può sentirsi proprio visto, supportato e via dicendo. E poi c'è, per esempio, la teoria del dolore sociale, cioè alcune ricerche suggeriscono che il dolore sociale, cioè la sofferenza emotiva derivante dal sentirsi esclusi, isolati, privi di connessioni significative, può giocare un ruolo molto critico nel suicidio. Guardate che anche il nostro approccio, anche il contributo che noi cerchiamo di dare in Bridges of Light, ma in tutte le persone che cercano di dare qualcosa di sé agli altri, è anche per questo siamo qui, soprattutto questo sostegno è stato dato ancora di più nel momento in cui eravamo in lockdown, ovviamente, ma proprio eravamo molto attenti a tutto, almeno io, insomma, quantomeno chi ne sa, chi pratica poi un po' la mente delle persone, no? Eravamo molto attenti al supporto sociale, no? Proprio perché il fatto di sentirsi in una comunità, sentirsi inclusi, ma non sentirsi tanto per, proprio perché lo facciamo veramente, sto sicuramente
Non perché poi dopo tutti, insomma, si potessero suicidare, ovviamente, però va proprio del benessere della persona. E quindi anche questo ci ha portato proprio a fare quello che stiamo facendo. Che io dico sempre, cercate di portarlo poi verso gli altri, che non significa solo invitarli nel gruppo perché magari a qualcuno può essere di aiuto, ma anche portare quello che noi diciamo se può essere d'aiuto fuori, no? Come volete voi, insomma, come potete, con le vostre risorse, con le vostre capacità, con le vostre incapacità, perché anche essere incapaci di ammetterlo alla fine fa sentire le persone vicine. Siamo tutti uguali alla fine, abbiamo degli up and down, abbiamo dei momenti di crisi e dei momenti di gioia e felicità, abbiamo delle caratteristiche belle, altre brutte, ma insomma alla fine siamo tutti esseri umani, quindi gli altri devono sapere che non sono mai da soli, come nessuno di noi è mai realmente da solo. Quindi ecco, questa magari è la mia visione, ovviamente. E io, per esempio, ho un approccio, condivido una visione più compassionevole del suicidio. Io mi focalizzo più sull'importanza di ascoltare e accettare le sofferenze delle persone in crisi, offrendo proprio sostegno empatico, ma non empatico tanto perché sì, questa parola ormai è inflazionata, ma proprio cercando di comprendere le esperienze senza stigma e condanna, quindi zero condanna, zero stigma e via dicendo. Quindi perché? Perché io penso questo, che nonostante le difficoltà siamo qui tutti per imparare, crescere e aiutarci l'un l'altro nel nostro cammino spirituale. Verso che cosa? Verso una comprensione più profonda dell'esistenza e del nostro posto nell'universo. Quindi chi non lo fa ovviamente sta nel suo momento, punto evolutivo, dovrà arrivare a comprendere che siamo qua per fare anche questo. Ora, l'altra volta c'erano delle domande rispetto anche a eutanasia e suicidio, no? Ora, apriamo un altro capitolo che ci vorrebbero altre 50 live. Abbiamo tutto il tempo di questo mondo con le live. Un attimo, mi guardo, ok. L'eutanasia è davvero una buona morte? Perché quello poi è la traduzione del termine. E aspettate che vi leggo, perché arrivano sempre un po' tardi i vostri commenti. Allora, Patrizia scrive: siete stati importantissimi, vi ho seguito dal 19, per me anno drammatico, siete stati un grande aiuto. Padre, felice di esserci stati, perché comunque anche per noi stare con voi è importantissimo, la stessa identica cosa. Non crediate che solo noi diamo a voi, ma anche voi state dando a noi. Il fatto di esserci, il fatto di sappiamo che ci siamo, no? Esserci è la cosa più bella, è dare il proprio tempo e qua è tutto gratuito, quindi che c'è di più importante? Voi invece di andarvi a fare una passeggiata, state con me stasera, per me è importante, siamo tantissime persone e io dico sempre come se stessimo nel salotto di casa, saremmo un po' stretti magari, tanti quanti siamo, però sicuramente facciamo coscienza e fare coscienza significa fare evoluzione, evolvere. Quindi grazie a voi. E Antonio scrive: mi ha fatto sempre pensare che nel corso del mio cammino, cinque persone che conoscevo bene e ci ho collaborato a livello di lavoro si sono suicidate. Dipende pure dal lavoro che fai, Antonio. Non ho idea. E Silvana scrive: dopo un suicidio si ritorna. Però se mi scrivi qualcosa di più, magari Antonio riesco a dare una. Magari a parlarne, no? Un po' di più con te rispetto a questo. E Silvana scrive: dopo un suicidio si ritorna nello stesso gruppo familiare per sanare la ferita reciproca che tutti hanno subito involontariamente, magari non con tutti. Magari non con tutti, brava, perfetto, hai dato la risposta nella domanda. Ale, ma tutti uguali a voi. Allora, Antonella, grazie a Pamela, non ci si stanca di ascoltarti, io non mi stanco di stare con voi. Grazie, Anto. Bello stare insieme, dice Alessandra. E poi, un attimo solo che si è bloccato, eh.
Vabbè, allora intanto vado avanti perché non... Aspetta, Alessandra, niente, rimane su Alessandra che dice è bello stare insieme, va bene, se dopo va avanti vediamo le altre cose che avete scritto. Allora, dicevamo tema eutanasia, ma sappiamo veramente comprendere le conseguenze di questa morte volontaria? Facciamo un passo indietro, diciamo che... A livello tecnico, l'aumento dell'igiene e i progressi nella medicina hanno permesso alle persone nei paesi più sviluppati di vivere più a lungo, ma questa maggiore longevità non è priva di sfide. Quindi l'invecchiamento porta con sé il deterioramento fisico e spesso il declino delle capacità mentali, con la demenza che emerge proprio come una delle malattie più comuni. Quindi questa situazione è è una fonte di disagio per gli anziani, molti dei quali proprio non percepiscono la loro vita come qualcosa che ha ancora un valore, ma priva di scopo e quindi desiderano non prolungarla. E inoltre la sofferenza legata a malattie gravi come il cancro, per esempio, e la prospettiva di una morte dolorosa senza speranza di guarigione rendono ovviamente l'idea dell'eutanasia attraente per alcuni, vedendola come una via d'uscita misericordiosa. Ora, l'eutanasia ovviamente è proibita in molte nazioni, in alcune invece è recentemente stata liberalizzata, in paesi per esempio come l'Olanda, il Belgio, la Colombia, l'India, altri, vabbè, insomma, altri stati, e a determinate condizioni ovviamente. Ma ora ci possiamo chiedere se sia meglio, anche qua, no? Qual è la regola? Non c'è, perché è molto soggettiva, giusto? Perché certo nessuno vuole soffrire e se uno sa che deve morire, che passerà soffrendo il resto dei suoi giorni, ovviamente considera la vita così grama da preferire porvi fine, ok? Quindi letteralmente eutanasia significa buona morte, perché in realtà uno dice: ma non è forse migliore una morte veloce e indolore anziché una lenta e dolorosa? La risposta a questa domanda dipende dalla visione della vita che hai, no? E quindi, però, dal nostro punto di vista, il processo del morire consiste di alcune fasi. Ora, sarebbe lungo, io ci faccio un corso intero sull'accompagnamento e tutto questo, però, che dura un anno. Però, il processo del morire consiste di queste fasi e può iniziare solo quando l'attrazione verso le sfere più interiori è più forte di quella verso le sfere esteriori o verso la vita sul pianeta Terra. Quindi ogni essere umano ha un'attrazione verso l'atmosfera terrestre, altrimenti non sarebbe nato qui, questo è chiaro. Inoltre, ciascuno di noi ha una certa quantità di energia vitale, o insomma di respiro, no? Diciamo così. Questa, per così dire, è il carburante che fa funzionare il corpo e l'intera natura inferiore. Ora, non appena quell'ammontare di energia si esaurisce, si muore, l'attrazione verso i mondi interiori diviene preponderante e questo è un processo naturale. Tuttavia, se il corpo muore prima che l'energia vitale sia completamente consumata, ad esempio a causa di un incidente o per suicidio, la coscienza si mantiene per un tempo nel Kamaloka. Questo Kamaloka è una zona dell'astrale. Chi muore in circostanze violente, inaspettate, rimane in questo stato intermedio per il tempo, si dice, per il tempo che avrebbe dovuto vivere, okay? Ma in uno stato di incoscienza simile al sonno profondo senza sogni. Diversamente, coloro che scelgono consapevolmente di porre fine alla propria vita, quindi nel caso del suicidio, acquistano un grado di autoconsapevolezza nel Kamaloka. Quindi, ma non è una cattiveria, non è perché ci siamo comportati male, voglio dire, è qualcosa di naturale, funziona così. Quindi, rispetto per esempio a questo, la teosofia discute la complessità della condizione post-mortem, sottolineando che varia a seconda di molteplici fattori, come le motivazioni, per esempio, che ci sono dietro la scelta dell'eutanasia.
così come anche per il suicidio, perché poi in fondo l'eutanasia è una specie di suicidio, ma anche considerando la personalità, i desideri e l'ultimo pensiero prima della morte. Quindi questo Kama Loka, descritto come uno stato di transizione non piacevole, perché? Perché è dominato dai desideri spesso egoistici ed è sperimentato in modo inconscio o semiconscio dalla maggior parte delle persone. Ora, questo stato però è temporaneo, perché l'individuo si dirige comunque verso il Devachan, uno stato spirituale, se ha delle aspirazioni spirituali. Chi muore consapevolmente rivive i suoi ultimi pensieri in modo ricorrente, diciamo così. Quindi, sebbene, perché dobbiamo comprendere, perché siamo lì per comprendere, quindi non lo dobbiamo vedere come, ah, chissà che cosa, perché siamo nel Kama Loka. Meno male, perché abbiamo la possibilità, soffriamo, ma perché nella vita non soffriamo, e allora abbiamo la possibilità di capire. Quindi, sebbene l'eutanasia possa sembrare una fuga dalla sofferenza terrena, in realtà, siccome tanto la sofferenza, sempre per virgolette, perché più o meno, insomma, è sempre personale anche quella, nel Kamaloka è descritta come ineludibile, perché non c'è controllo sui propri pensieri e desideri, e li dobbiamo, siamo costretti a subirli fino all'esaurimento dell'energia vitale. Quindi, pertanto, posporre non significa cancellare, ok? Quindi sarebbe forse meglio accettare il karma, la legge di causa ed effetto. E perché? Perché l'accettazione del karma è un mezzo per trovare pace interiore anche nelle situazioni più ardue, perché le difficoltà attuali sono viste come il risultato delle proprie azioni passate. Quindi optare per l'eutanasia non risolverebbe il problema alla radice. Prendo fiato quei 5 minuti, ma poi comunque continuo, no? Perché le cause profonde delle sofferenze rimangono inalterate e si ripresenterebbero in future esistenze, quindi tanto vale che lo facciamo qua tutto questo lavoro. Ma non possiamo arrivare ad una semplificazione del dolore e della sofferenza, questo ovviamente mai, no, mai vorrei farlo. È tutto molto soggettivo. Le sfide nel misurare oggettivamente il dolore e le implicazioni etiche di consentire alla sofferenza di determinare decisioni così definitive è difficilissimo, ovviamente. Però ecco, possiamo dire che la vita può essere ritenuta conclusa? Dipende da quello che pensiamo. Se pensiamo che la vita finisce con il momento in cui moriamo, loro sicuramente, le persone che pensano questo, sicuramente pensano di sì, ma se crediamo nell'illimitatezza, la vita non può naturalmente essere completata, perché questo significherebbe porvi un limite che non può avere. Quindi ci sono ovviamente punti di inizio e di fine relativi, sicuramente. Quindi nascere è un punto di partenza relativo, morire è un punto finale relativo per noi, che potrebbe essere ed è un punto relativo di inizio, no? Di partenza. Quindi è tutto veramente molto più complesso di quanto vogliamo farlo vedere semplice. Quindi può essere che quando si avvicina il punto di arrivo relativo, si consideri quella specifica vita come completata. Quella vita, se è completata, è completata, ma se non lo è, se non è completata, ovviamente ci sarà o un tempo nel quale si va a vivere questo, ecco, appunto, in questo Kama Loka molto più lungo, o altrimenti c'è una rinascita che vediamo spesso, magari di persone che però muoiono giovani, bambini, insomma, per completare quel ciclo che non è stato completato nella fase dell'esistenza precedente. Quindi ogni fase dell'esistenza non solo ha i suoi momenti di apprendimento, ma anche il risultato, come abbiamo detto, di cause create in stati precedenti o in vite precedenti. Quindi, in un modo o nell'altro, il raccolto deve avvenire, ok? E questo significa che ogni stadio della vita, anche il più infelice, ha i suoi momenti in cui impariamo qualcosa. Quindi spesso vediamo che nel processo di invecchiamento i principi inferiori della nostra Costituzione, che di norma operano come un'unità, iniziano a separarsi gli uni dagli altri. Questa cosa rende instabile la parte meno elevata dell'uomo. Quindi il corpo diviene più debole, effettivamente il suo processo di decadimento inizia subito dopo i 21 anni, immaginiamo, no? Quindi passati 60, 70 non possiamo più fare le cose che facevamo prima.
Anche i sentimenti, i desideri perdono importanza. C'è chi ne ha scritto molto più di me, di quello che sto dicendo questa sera, insomma, ci sono pagine e pagine scritte rispetto a tutto questo. È vero, però, che con l'età il focus può slittare verso interessi più spirituali, meno male. Pertanto le faccende più materiali perdono il loro valore. E questa è una grande benedizione, dato che le tematiche spirituali sono ben più importanti, appartengono al lato spirituale, la parte durevole della nostra coscienza. E è davvero molto triste quando l'attenzione si focalizza sulle cose materiali, perché l'attaccamento a queste porta solo sofferenza. Quindi le persone che non sono più in grado di compiere fisicamente le loro attività, talvolta trovano l'esistenza non più degna di essere vissuta. Mentre però se si focalizzano sulla spiritualità, si rendono conto che hanno ancora una vita da vivere e che dalla sofferenza possono anche arrivare grandi benedizioni, come bruciare tanto karma negativo, per esempio. Ok? Quindi è estremamente importante imparare a considerare l'esistenza da una prospettiva molto più ampia ed è questo che porta alla saggezza. Se più anziani, diciamo, sono in grado di farlo, possono impartire ai più giovani una lezione importante, semplicemente essendoci, vivendo la loro vita che in realtà non è assolutamente conclusa. E un attimo che allora sei bloccato, però io vado dall'ultimo, vado indietro, così andiamo a vedere dove arriviamo. E scrivi Silvana: ma visto che la vita è sacra, chi si suicida viene in qualche modo punito nell'oltre per aver disprezzato questo sacro principio dell'universo, in qualche modo lasciato in questo stato di limbo che dici per capire? No, in realtà questo diciamo che è una visione ancora religiosa, no? Diciamo, della nostra religione cristiano-cattolica, che vede un Dio, no? Un essere che ci giudica e che ci dà una punizione oppure un premio. In realtà così non è. Quello che è il giudice di noi stessi siamo noi stessi, quando siamo dall'altra parte, a poco varrebbe che qualcuno arriva dicendoci: ah, tu hai sbagliato a fare questo, questo e quest'altro. No, lo dobbiamo capire noi, per quello c'è la sofferenza. Se noi non capissimo questo, se noi, scusate, non è attraverso la sofferenza si capisce. Faccio sempre un esempio: a volte facciamo del male a una persona senza rendercene conto nella vita fisica. E dopo tanti anni, magari la nostra mente evolve, capiamo un pochino di più, oppure ci viene in mente qualcos'altro, oppure qualcuno ci fa capire qualcosa e diciamo, anche se involontariamente, abbiamo fatto malissimo quella persona. Come ho fatto io che pensavo di essere tanto buona a fare una cosa del genere? In quel momento prendi coscienza e fai un passo avanti. Capito? Se ammetti poi, ovviamente, no? Perché c'è pure chi capisce e poi non ammette perché c'è sempre ragione, ma quelle sono altre problematiche. E ne abbiamo parlato, ne parleremo. Però l'importante è proprio questo, capito? Non c'è un giudice che ci dice: tu ben lì stai 100 anni perché hai fatto questo e quest'altro. No, noi fin quando è giusto, certo siamo aiutati, questo sicuramente, perché, ma è un aiuto. Non è una punizione, capito? Questo più o meno è il principio. Costantina scrive: il principio credo sia che la vita deve essere degna di essere vissuta. Quando non è più possibile, dov'è il senso? E il senso è quello che ho detto proprio con le ultime frasi di cui parlavo prima, dell'argomento di cui parlavo prima. E poi Chiara scrive: si ripetono anche suicidi anche nella stessa famiglia, come se ci fosse un gene, un karma familiare. Certo, assolutamente sì. Sì, e Susi scrive: pensiamo quanta sofferenza c'è dietro, il dolore anche di lasciare gli affetti, certo, si può solo immaginare, certo è che il gesto di una persona coinvolge tante anime vicine e può sconvolgere la vita. Grazie, grazie a te, assolutamente, ma assolutamente sì, certo, assolutamente sì. E Alessandro dice: starei con te e con gli altri del gruppo per ore, grazie. E poi Antonio, qua si ferma. Aspetta, cerca, vediamo se c'è qualcosa sopra, è bloccato. E dice: no, ma
No, non c'entra niente il lavoro, almeno credo. Beh, non penso, diciamo, che sei tu il motivo, no, per cui poi dopo loro si sono suicidati. Quindi ci deve essere qualcosa, magari l'ambiente, insomma, bisognerebbe sapere molto, molto di più. Allora. No. Ah, ecco, Maria Concetta, scusate, che stava sopra. Mi puoi parlare di quando una persona si evolve attraverso la malattia e diventa una persona migliore? Cosa trova dopo? Mi spieghi. Una persona si evolve attraverso la malattia. Beh, diciamo anche qua ci dovremmo stare 450 ore, però diciamo che quando una persona attraversa un periodo di malattia, questa esperienza può diventare un catalizzatore per una profonda trasformazione personale. Quindi la malattia sfida spesso la nostra percezione di noi stessi e del mondo, ci costringe a confrontarci con le nostre vulnerabilità, con le nostre paure, con le nostre priorità. Quindi in questo processo è possibile che si verifichi una sorta di evoluzione interiore, portando la persona a diventare migliore, nel senso più ampio del termine, perché appunto c'è una riconnessione con noi stessi, si sviluppa l'empatia, la compassione verso gli altri. Io mi ricordo sempre di un amico che mi diceva, io pensavo di essere immune a tutto questo, quando poi mi è accaduto ciò, un fatto, ovviamente molto vicino, di sofferenza, per malattia, dice, io ho iniziato solo allora a capire quello che mi raccontavano magari gli amici, no? In più c'è una valorizzazione dei rapporti umani, una ricerca di significato, perché spesso chi si trova a confrontarsi con una malattia grave inizia a cercare un senso più profondo nella propria vita, quindi esplora la spiritualità, si dedica a cause che ritengono importanti. E cosa trova dopo? Diciamo che dopo aver attraversato questa trasformazione, una persona può scoprire di avere una nuova prospettiva sulla vita, caratterizzata da una maggiore gratitudine per i momenti di gioia quotidiana, per esempio, un apprezzamento più profondo per il dono dell'esistenza. Quindi potrebbe emergere una pace interiore che prima non c'era, che deriva proprio dalla consapevolezza di aver affrontato, superato una prova difficile, scoperte spirituali, la riconnessione con una dimensione trascendente e via dicendo. Quindi ecco, insomma, in sostanza un percorso di malattia sicuramente è difficile, sicuramente è doloroso, ma può essere anche un'opportunità di crescere per imparare proprio e trasformarsi, voglio dire, in modi che altrimenti non sarebbero stati possibili. Poi sono le 44, quindi io vi lascio fra meno di 5 minuti, leggo e un attimo, vediamo un po'. Aspetta, è bloccato. Grazie, grazie. Allora. Niente, io praticamente. Ah, grazie Antonella, grazie Stellina. Leggo solo Antonio che dice: esprimi grandi cose, apri la mente. Grazie Antonio, spero solo di poter portare un abbraccio a tutti quelli che ne hanno bisogno. Perché accade, dicevi? Qua leggo solo, però non ho capito a che cosa si rifaceva. È 45, io vi saluto perché voi non sapete, ma io a quest'ora, siccome ho dei contatti anche con l'altra parte del mondo, ho un collegamento con l'altra parte del mondo, e quindi vi lascio. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. Grazie infinitamente, proprio infinitamente, dal mio cuore al vostro cuore, dalla mia anima alla vostra anima, come sempre, un abbraccio grandissimo. Ci vediamo la prossima settimana, il prossimo lunedì, sempre alle 9:30, qui su alle 21:30, qui su Bridges of Light, Ponti di Luce. Grazie infinite, grazie e buonanotte a tutti.